Il 3 settembre 1943, dopo settimane di trattative condotte in gran segreto e in modo piuttosto confuso, il generale Castellano firma a Cassibile in Sicilia la resa incondizionata dell'Italia, anche se fino all'ultimo momento il governo Badoglio ha sperato invano di poter ottenere una resa meno gravosa. Quello stesso giorno gli anglo-americani sbarcano sulle spiagge meridionali della Calabria senza incontrare resistenza. Ma nei giorni seguenti riescono ad avanzare soltanto di pochi chilometri. Fino all'8 settembre la notizia della resa italiana viene tenuta segreta. Lo scopo è quello di permettere agli anglo-americani di effettuare altre operazioni di sbarco a sud di Roma e il lancio di una divisione di paracadutisti nei pressi della capitale. Si cerca infatti di evitare che dopo la resa italiana i tedeschi possano occupare Roma e altri punti della penisola. La mattina dell'8 settembre Badoglio si rende conto di aver bisogno ancora di alcuni giorni per preparare le truppe italiane al capovolgimento del fronte e per appoggiare l'azione delle truppe aviotrasportate. Il maresciallo chiede quindi che l'annuncio dell'armistizio sia rimandato ulteriormente. Gli alleati rifiutano, annullano il lancio dei paracadutisti, ma effettuano lo sbarco che avevano previsto nei pressi di Salerno. Nel pomeriggio dell'8 settembre le agenzie di stampa e le radio di tutto il mondo annunziano pubblicamente la resa italiana. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Si crea una situazione di estrema confusione, con le truppe italiane prive di ordini e allo sbando. E di questa confusione ne approfittano ovviamente i tedeschi, che occupano molti luoghi strategici e catturano un grande numero di militari italiani che saranno poi deportati in Germania. A Roma, nei pressi di Porta San Paolo, reparti del Regio Esercito, sostenuti da gruppi di civili armati, combattono per due giorni contro i tedeschi. Ma il 10 settembre sono costretti a capitolare. Nell'isola di Cefalonia, in Grecia, la divisione Aqui, composta da 10.000 uomini, rifiuta di arrendersi ai tedeschi. La sua eroica resistenza si concluderà il 24 settembre con la fucilazione dei sopravvissuti. Anche il presidio italiano dell'isola di Lero, nell'Egeo, combatte contro i tedeschi con il sostegno di reparti britannici fino al 16 novembre, quando i tedeschi si impadroniranno dell'isola. Dopo i combattimenti, le forze italiane, composte inizialmente da 12.000 uomini, sono ridotte a 1.500 superstiti.
Invece i 120.000 militari italiani presenti in Sardegna riescono ad avere la meglio sui tedeschi in poco più di una settimana, liberando interamente l'isola. Anche il presidio della Corsica, aiutato da reparti franco-marocchini, riesce in meno di un mese a scacciare i tedeschi dall'isola. I reparti italiani della Sardegna e della Corsica formeranno così i primi nuclei del nuovo esercito regio. Alla notizia della resa incondizionata, numerosi militari della Quarta Armata Italiana dislocati nella Francia meridionale si trasferiscono in Piemonte, dove, affiancati da civili, danno vita ai primi nuclei della resistenza ai tedeschi. In Jugoslavia e in Grecia, molti degli italiani si uniscono ai partigiani locali. La Regia Marina, in base alle condizioni dell'armistizio, deve trasferire nella base inglese di Malta tutte le sue unità. Alle 3 del mattino del 9 settembre, come vediamo in questa ricostruzione videografica, l'ammiraglio Bergamini, comandante delle forze navali da battaglia, salpa dalla Spezia con una formazione navale della quale fanno parte 3 corazzate, 6 incrociatori, 8 cacciatorpediniere e 6 torpediniere. Alle 15.30 la flotta si trova vicino all'isola della Sinara, come da ordini di Supermarina, diretta a Bona. Viene attaccata sulla verticale da 5.000 metri di quota da 15 bombardieri tedeschi Dornier 217 K2. E alle 15.42 la corazzata Roma, nave ammiraglia della formazione, è colpita da una bomba perforante radioguidata FX-1400 di nuova concezione, che la attraversa verticalmente da parte a parte, esplodendo sotto la chiesa. Dopo 10 minuti, una seconda bomba radioguidata colpisce la nave tra il torrione corazzato e la torre numero 2 di grosso calibro, esplodendo all'interno dello scafo. Il colpo è mortale. Deflagrano i depositi di munizioni Prodieri di grosso e medio calibro. Si eleva una enorme colonna di fiamme e fumo. La corazzata si capovolge, si spezza in 2 tronconi e affonda rapidamente. All'alba di quello stesso tragico giorno, il re e Badoglio, accompagnati da alcuni militari e funzionari, abbandonano precipitosamente Roma, convinti di potervi far ritorno prestissimo. Percorrono con una lunga carovana di auto le strade dell'Italia centrale diretti verso l'Adriatico, per imbarcarsi poi a Pescara e raggiungere Brindisi, dove i tedeschi non ci sono più e gli angloamericani non sono ancora arrivati. Frattanto, sulla costa tirrenica, presso Salerno, le forze alleate sono quasi sul punto di essere ricacciate in mare dai tedeschi. Lo sbarco è avvenuto infatti proprio nel luogo in cui i tedeschi lo hanno previsto da tempo. Altri sbarchi angloamericani a Taranto e a Brindisi si svolgeranno invece senza ostacoli, ma saranno effettuati con forze militari relativamente modeste e prive di mezzi corazzati. Gli alleati si dimostrano insomma incapaci di sfruttare adeguatamente la grande occasione offerta dalla resa dell'Italia.
a Salerno comunque resistono all'urto della Wehrmacht e riescono ad avanzare verso Napoli, che insorge contro i tedeschi alla fine di settembre. Il 1 ottobre gli anglo-americani entrano nella città partenopea. In quegli stessi giorni occupano poi anche Potenza e Foggia con i suoi preziosi aeroporti. Agli inizi di settembre i tedeschi dispongono soltanto di 2 divisioni attorno a Roma e di altre 6 deboli divisioni nell'Italia meridionale, eppure riescono a bloccare gli anglo-americani sulla cosiddetta linea Gustav, che va da Gaeta a Termoli passando per Cassino. Questo successo spinge Hitler a compiere l'errore di inviare altre forze in Italia, impegnando in tal modo risorse che gli sarebbero state utili prima in Russia e poi in Francia. Il 12 settembre un comando tedesco riesce a liberare Mussolini a Campo Imperatore, in provincia dell'Aquila, dove è tenuto sotto sorveglianza da un reparto di carabinieri. Sembra che Mussolini, all'avvicinarsi degli alianti Gotha carichi di paracadutisti tedeschi, abbia esclamato a un carabiniere: «Questo non ci voleva». Forse già immagina le traversie che lo attendono. I tedeschi lo prendono in consegna e lo trasferiscono subito in Germania perché incontri Hitler. Il Führer rimane deluso dall'incontro, poiché Mussolini intende perdonare quanti il 25 luglio lo hanno tradito in Gran Consiglio. Hitler chiede viceversa che i traditori siano condannati a morte, incluso Ciano, il genero del duce. Vuole che siano date condanne esemplari che convincano tutti, in Italia o altrove, a non tradire mai più. Hitler chiede poi a Mussolini di porsi alla testa di un nuovo Stato italiano e Mussolini accetta. Forse si illude ancora sulla vittoria tedesca o su una pace di compromesso. Forse pensa di non avere altra scelta. Forse immagina di poter proteggere in qualche misura gli italiani dalle vendette di Hitler. Certo è che il 18 settembre, dalla radio di Monaco di Baviera, Mussolini annuncia la fondazione del nuovo Stato, che poi prenderà il nome di Repubblica Sociale Italiana. Il 27 settembre a Salò, sulle rive del Garda, raduna per la prima volta il suo nuovo governo. Nel frattempo, il 1 ottobre, la Germania si annette l'Alto Adige, la provincia di Belluno, il Friuli e la Venezia Giulia, sottraendo questi territori alla Repubblica Sociale. Frattanto, nel Regno del Sud, i rapporti tra il re e Badoglio stanno diventando sempre più tesi. Già da prima dell'8 settembre, il re ha la sensazione che Badoglio non sia sufficientemente capace, che non difenda gli interessi della monarchia e che cerchi di conservare il proprio potere poggiandosi anche sui partiti antifascisti di tendenza repubblicana. Il 29 settembre a Malta il maresciallo Badoglio sottoscrive con gli alleati il cosiddetto armistizio lungo, che impone un pesante controllo militare e politico sull'Italia. Le clausole sono così mortificanti da indurlo a chiedere che esse siano tenute segrete. Viene creata una commissione alleata di controllo che resterà in funzione fino al dicembre 1945. E ad essa si affiancherà, dopo qualche giorno, un altro organismo consultivo incaricato di elaborare le direttive da impartire al governo italiano. A questo organismo consultivo partecipano i rappresentanti di Unione Sovietica, Francia, Jugoslavia e Grecia. Alla fine di settembre, gli anglo-americani chiedono agli italiani di dichiarare guerra alla Germania. Badoglio è subito favorevole, il re invece esita. Teme le rappresaglie dei tedeschi sugli italiani del nord.
ma soprattutto esige che il governo, privo di quasi tutti i ministri rimasti a Roma, allarghi subito le sue basi incorporando i rappresentanti dei partiti antifascisti e, forte di un tale allargamento, ottenga consistenti concessioni in cambio della dichiarazione di guerra. I partiti si rifiutano di entrare nel governo monarchico e così il re deve accettare, l'11 ottobre, di dichiarare la guerra senza ottenere che l'Italia sia considerata alleata. Sarà considerata soltanto co-belligerante. Gli italiani partecipano alle operazioni militari con le loro navi, i loro aerei e assicurando molti servizi. Il primo raggruppamento motorizzato combatterà l'8 dicembre a Montelungo, vicino a Cassino, con un armamento modesto e raffazzonato. In poche ore di battaglia conterà ben 400 caduti. Il 23 ottobre Badoglio dice al re di non poter frenare l'ondata antimonarchica che è esplosa nel paese. E l'indomani gli chiede esplicitamente di abdicare in favore del nipote, che è ancora un bambino. Badoglio propone se stesso come reggente, ma il re rifiuta. L'11 novembre, alla mensa del governo, Badoglio evita di brindare al re, di cui ricorre il genetriaco. È ormai evidente la sua intenzione di liberarsi di Vittorio Emanuele III nel tentativo di salvare se stesso. Mentre in alto hanno luogo queste controversie, gli italiani soffrono. L'Italia è invasa. Le città continuano ad essere bombardate. Cominciano i rastrellamenti degli ebrei, che vengono poi deportati in Germania. E i tedeschi esercitano feroci rappresaglie, come quella di Boves, vicino Cuneo, dove il 19 settembre le SS compiono un massacro e danno fuoco al paese dopo che i partigiani avevano ucciso un loro commilitone. L'addestramento bellico delle nostre truppe non ha sosta. Un reparto di pontieri, gettatosi arditamente a nuoto, sfida la forte corrente del fiume. Si tratta di lanciare a tempo di primato un ponte di barche su uno dei nostri più imponenti e impetuosi corsi d'acqua. La riva è raggiunta mentre i barconi accorrono rapidamente verso il punto prestabilito. La manovra si svolge con un sincronismo perfetto. Il ponte avanza sull'acqua di minuto in minuto. Alla riva opposta si appresta il terreno per attestare il ponte. Siamo già a buon punto. Le due rive sono saldate. Il ponte è lanciato, pronto a sostenere il passaggio delle artiglierie e dei veicoli più pesanti. Milano, dopo gli ultimi bombardamenti terroristici. Ogni italiano, osservando lo strazio compiuto nel vivo e nobile cuore della città ambrosiana, sentirà che qualcosa di suo è stato distrutto o ferito. Ecco il teatro alla Scala di Milano, tempio musicale del mondo. La bieca furia della guerra si è abbattuta su di esso, profanando anche i ricordi di più di un secolo di glorie musicali. Quello che resta di Palazzo Marino. In piazza San Fedele, la statua di Alessandro Manzoni è rimasta miracolosamente in piedi. Ecco la galleria con le sue vetrate infrante.
portici settentrionali. Dell'ospedale maggiore è crollata la facciata quattrocentesca. Anche San Babila, una delle più antiche chiese ambrosiane, è stata colpita. La chiesa di San Carlo è rimasta danneggiata. Anche il Duomo ha sofferto del bombardamento. Come la Germania prepara i suoi ufficiali. Eccoci nella scuola di tiro dell'artiglieria leggera e pesante. Speciali fotografie e apparecchi adatti per lo studio del terreno. Lezione su grandi plastici per l'individuazione delle batterie nemiche. Apposite lampade fungono da postazioni avversarie. Gli ufficiali con canocchiali e strumenti di tiro devono rapidamente eseguire i vari calcoli per il tiro di controbatteria. Gli ufficiali possono esaminare l'efficacia dei colpi e apportarvi le opportune correzioni. I congegni permettono di eseguire dei veri e propri tiri in miniatura. Dopo un'accurata preparazione si passa alle vere e proprie esercitazioni di tiro. L'apparecchio da ricognizione è l'osservatorio volante degli artiglieri. Firenze difende i suoi tesori d'arte dalle offese dei bombardamenti aerei. Le porte di bronzo del battistero sono per essere tolte dai cardini dove furono collocate or sono più di 500 anni. Intorno al battistero c'è un vero cantiere. Possenti armature sono pronte ad accogliere le mirabili porte. Uno dei battenti è caricato sull'autocarro. Una piccola folla di fiorentini segue con commossa trepidazione lo sgombero più illustre di questa guerra. Queste cassette sono incubatrici di uova di trota, il più prelibato pesce delle acque dolci. Ciascuna di esse ne contiene 5.000. In questa sala si allevano circa 2 milioni di trote. Ecco un altro tipo di incubatrice per altri salmonidi, con uova che devono essere mantenute in continuo movimento. Siamo nell'Istituto Ittiogenico di Roma, il quale provvede a ripopolare fiumi e laghi di 54 province. Osservate, le uova si sono dischiuse e ne sono usciti i pesciolini, che, allevati per altri 30 giorni, raggiungono lo stadio adatto per la semina. Le piccole trote sono pronte per essere spedite al luogo di semina. Dall'incubatrice i pesciolini passano in appositi recipienti fatti in modo che possano essere continuamente aerati durante il viaggio.
Le piccole trote sono arrivate alla loro definitiva dimora. Il seminatore raggiunge il punto più adatto per la semina, ma prima di abbandonare i pesciolini al loro destino, si accerta che non vi siano sensibili differenze di temperatura fra l'acqua del recipiente e quella del lago. Così le piccole trote iniziano la loro vita nel lago, dove cresceranno fino a raggiungere un rispettabile peso, per abboccare infine all'amo del pescatore e finire su di una mensa. Città del Vaticano. All'inizio del quinto anno di guerra, il Sommo Pontefice invia un messaggio al mondo per la pace e la giustizia tra i popoli. L'alta parola del capo della cristianità è stata ascoltata in tutto l'orbe cattolico. Come sempre, Pio XII si è ispirato ai sentimenti di carità e di giustizia, facendo appello perché tra i popoli torni la concordia ed il fecondo lavoro della pace. La stazione Radio Vaticana. Piaccia al Redentore Divino, sulle cui labbra risuonano le parole, beati i pacifici, illuminare i potenti e i condottieri dei popoli, dirigere i loro pensieri, i loro sentimenti e le loro deliberazioni, renderli interiormente ed esteriormente vigorosi e saldi contro gli ostacoli, le diffidenze e i pericoli, intralciano la via alla preparazione e al compimento di una giusta e durevole pace. La loro saggezza, la loro moderazione, la loro forza di volontà e il vivo sentimento di umanità valgano a far cadere un raggio di conforto sul limitare bagnato di sangue e di lacrime del quinto anno di guerra. E dare alle vittime superstiti dell'immane conflitto, curve sotto l'oppressione del dolore, la lieta speranza che l'anno stesso non termini nel segno e nella oscurità della strage e della distruzione, ma sia principio e aurora di novella vita, di fraterna riconciliazione, di concorde operosa ricostruzione. Con tale fiducia impartiamo a tutti i nostri diletti figli e figlie dell'orbe cattolico, come a tutti quelli che si sentono a noi uniti nell'amore e nell'opera per la pace, la nostra paterna apostolica benedizione. Il messaggio del Santo Padre è stato religiosamente ascoltato in tutto il mondo. Dopo il discorso, il Sommo Pontefice si affaccia alla finestra del suo appartamento privato e benedice la folla. Avanzati sulle piccole isole della Manica possono venire approvvigionati soltanto con grandi difficoltà. Ecco come viene rifornita la piccola guarnigione di un faro. Teleferica primitiva conduce al faro, dove gli uomini di servizio vivono completamente isolati nella grande solitudine marina.
alcune visioni di intenso lavoro in una grande fabbrica di mine per la nostra marina. Presentati nuovi tipi di autocarri e motocarri elettrici. Questi nuovi mezzi di trasporto autarchici sono rispettivamente azionati da motori elettrici da 3 e 6 cavalli, alimentati da batterie di accumulatori. Essi hanno un'autonomia dagli 80 ai 100 km. Possono raggiungere una velocità oraria di 25-30 km e superare qualunque salita con un carico di 10-25 quintali. Nel pittoresco paese degli Zecchelli, le giovani reclute, prima di partire per il reggimento, ripetono il rito ad ogni tempo ed ogni luogo, cioè l'addio, mia bella addio. Tutto il villaggio si reca a salutare i partenti. Battaglia difensiva sul fronte dell'est. In alcune zone meridionali che dovranno essere sgombrate per ragioni strategiche dai reparti germanici, i contadini fuggono dinanzi al pericolo delle truppe bolscevicche. Ma il sistema della difesa elastica tende con ogni mezzo ad ostacolare il nemico. Sulle strade gli sbarramenti di mine insidieranno il cammino dei carri armati. Si approfitta di ogni passaggio obbligato per creare interruzioni. Speciali reparti del genio distruggono le linee di comunicazione. Le ferrovie vengono interrotte sistematicamente, in modo che non si potranno riparare entro breve tempo. Continue esplosioni segnano il cammino delle forze germaniche perché si fanno saltare inesorabilmente tutti gli obiettivi di interesse militare che potrebbero riuscire utili per il nemico. La manovra di sganciamento dei reparti avviene in perfetto ordine e quasi sempre all'insaputa del nemico, ingannato dal fuoco delle batterie di copertura. Si raggiungono e si occupano le linee di difesa prestabilite. Pochi istanti, i soldati germanici sono preparati a far fronte eroicamente ai nuovi tenaci attacchi dell'avversario.
Nella storica sede di Castelvecchio, a Verona, si è riunita la prima assemblea nazionale del Partito Fascista Repubblicano. In una vibrante atmosfera di fede e amor di patria, essa ha discusso e approvato i principi che formeranno la base programmatica, sia nella politica sociale come in quella estera, del risorto Stato italiano. Il segretario del partito Alessandro Pavolini legge il messaggio del Duce. Vi riunite in un momento solenne, decisivo e drammatico della storia d'Italia. La patria fu il giorno 8 settembre gettata nel disonore e nel caos da una banda di vivi e di criminali. Tutto andò disperso e distrutto e perduto. Ci rimane soltanto la volontà, accompagnata da una dogmatica fede. Bisogna passare il più rapidamente possibile da paese inerme a paese combattente. Il partito deve dare l'esempio coi suoi uomini e creare con ogni mezzo l'atmosfera e l'ansia della risposta. Se ciò non fosse, il programma repubblicano potrebbe apparire come un espediente di natura semplicemente politica e di precario avvenire. Il popolo nuovamente in armi deve tenere a battesimo la nostra Repubblica Sociale, cioè fascista nel significato originario della rivoluzione. Mussolini. Incursione aerea nemica su Genova ha ridotto il celebre santuario della coronata. Completamente scoperchiato il tetto, la devastazione ha invaso l'interno della chiesa, fra le colonne dagli antichi marmi genovesi bianchi e neri e le immagini venerate. Dei fedeli non si arresta dinanzi alla rovina. Dove maggiore è la distruzione, più intensa è la preghiera. L'approvvigionamento di carne per la capitale è tornato alla sua regolarità. Grandi branchi di pecore giungono al mattatoio. Così riuscirà possibile integrare in alcune zone della città le razioni consuete, necessarie soprattutto ai lavoratori. Non mancano numerosi capi bovini, destinati anche essi al macello. Il comandante germanico della città aperta, accompagnato da funzionari dell'amministrazione militare, visita il mattatoio, apprezzandone la bontà degli impianti e il perfetto funzionamento igienico. Ad Aquilam vigilo. È il motto dell'Istituto Gino Galeotti di Ferrara, preposto al controllo medico per i nostri aspiranti aviatori. Eccone uno al vaglio. Esame dell'apparato respiratorio. Esame del sangue. Radioscopia. Determinazione del visus a mezzo degli otto tipi. Esame otorinolaringoscopico. Prova dell'audiometro, strumento elettrico che stabilisce il grado di acuità uditiva per mezzo di curve grafiche audiometriche. Esame dell'equilibrio statico e dinamico.
Infine, prove dell'indicazione. Esame psicometrico. Prova della tensione. Controllo dell'attività psicomotrice. Prova in depressione barometrica nella campana pneumatica per stabilire le resistenze organiche e le sue variazioni a seconda delle altitudini. Aspetti del fronte interno. Il comandamento dell'ora è resistere. E la più concreta, la più alta e fervida adesione a questo supremo monito è quella delle maestranze delle nostre officine di guerra, che con inesausta energia si prodigano a preparare le armi per l'irriducibile resistenza che ci condurrà alla vittoria. È tutto un esercito del lavoro, non meno disciplinato, non meno pronto ad ogni abnegazione e ad ogni sacrificio dell'altro in grigio verde. Eccoci in una fabbrica mentre ferve il lavoro che, a squadre alternate, dura giorno e notte. Assistiamo al rapido montaggio di mitragliatrici leggere e pesanti. Dei vari tipi di mitragliatrice. Si sparano centinaia e centinaia di colpi per verificare la resistenza della canna al super riscaldamento e al rapido raffreddamento. Nel reparto cannoni. Cataste di bocche da fuoco attendono di essere montate sugli affusti. In questo reparto gli specialisti curano particolarmente la sistemazione degli otturatori. I grandi torni destinati alla rigatura interna dei cannoni. Montaggio delle corazze e degli affusti.